L'avevamo annunciata pochi istanti fa, è una piccoletta tutto pepe, sale e fantasia, Vilma De Angelis. Cammina piccolina, patatina, col naso piccolino. Ciao Tiberio, patatino. Che bello rivedermi dopo tanto. Hai fatto un patto col diavolo, hai fatto. No, dovete sapere che a Tele Monte Carlo, quando eravamo insieme, eravamo tutte innamorate di lui. Sì, è vero. Vai. Ciao Tiberio. Ma ciao, e poi c'è anche Quintini, scusa. Esatto, vabbè, ci siamo ritrovati, una vecchia famiglia. Le compagnie ciao Quintini! Le compagnie di giro della televisione. Buongiorno a tutti. Che si ricompongono. Vedi, ciao. Oh, cara Vilma, dovete sapere che quando io mollai Tele Monte Carlo per passare a Canale 5, il 19 ottobre, il giorno del mio compleanno, arrivai a Milano. Venivamo tutti quanti poi in attesa di abitazione definitiva, messi in un posto a Milano 2. Chi ti incontro a Milano 2 in quel giorno? Vilma De Angelis, che mi ha dato il benvenuto a Milano, l'unico giorno di sole, perché poi non ho visto più il sole. Vilma, toglimi una curiosità. Siamo amici, non si chiede mai l'età a una signora, però... No, ti prego! Te mi posso permettere, quindi te la chiedo. Quanti anni hai compiuto lo scorso 8 aprile? Posso dirlo, l'età non è una colpa, ce l'hai e te la tieni, no? L'unico problema è che sono talmente tanti che non so, avrò poco tempo dopo, ne ho compiuti 89. Quasi mi vergogno. Che Dio ti benedica. Allora, stavamo parlando della tua carriera, cantante, conduttrice, attrice, non ti sei fatta mancare nulla. Abbiamo fatto, ci abbiamo provato, Daria Gradarino è brava, una breve sintesi, un bignami della tua carriera. Grazie, lo vedo volentieri. La 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 la. Corre il 1960. Vilma De Angelis torna per la terza volta al Festival di Sanremo. Con il brano Quando vien la sera, cantato in coppia con Gio Sentieri, si aggiudica il terzo posto. Vieni qui, stiamo vicinissimi. Il suo bel viso allegro e la voce calda e accogliente, temprata da anni di musica jazz, fanno di Vilma un'interprete amatissima. Amo l'aria di Parigi. Tanto che in lei c'è chi intravede una carriera destinata non solo alla canzone, ma anche al varietà. È Red Butler. Dicono che sia un avventuriero, sai? Vero, Charlie? Eccola, Studio 1, nella famosa biblioteca del Quartetto Cetra, recitare la parodia di Via col Vento. Oh, oh, ah, ah. Molto piacer mi fa. Gli anni passano, Vilma mantiene intatta la sua verve e si dà alla conduzione, ma soprattutto diventa pioniera di quel genere televisivo che andrà per la maggiore, la cucina. Sì, perché è proprio grazie a Vilma che i fornelli diventano spettacolo. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla. Vilma sa dar consigli, dispensa ricette, recita in fiction di successo, ma quando canta dimostra sempre di essere una delle regine della canzone italiana. Tu solamente tu. Vilma. Ma che bello, grazie. È successo per caso o volevi cantare sin da bambina? Ma io forse non so se volevo cantare, io cantavo da bambina, mi facevano cantare tutto, imparavo le canzoni talmente velocemente e poi mi sono trovata così con un maestro che ha detto a mia madre bisogna farla studiare perché è un peccato e così è nato questo... Mamma Yolanda. Mentre papà Francesco... Francesco non era molto... Anzi, ti dirò che abbiamo fatto tutto un po' di nascosto, abbiamo fatto poi tanti concorsi, io vincevo sempre dei concorsi banali, dei concorsi non importanti e poi però finalmente ero arrivata a una finale al Teatro Puccini a Milano. Posso dire l'anno? Sì. 1943. Puoi fare quello che vuoi, puoi fare. Senti, però... Papà non voleva. E allora, però quel giorno bisognava dirglielo, perché era Ferragosto, era a ingresso libero. Pensa che era un concorso del dopolavoro provinciale e c'era Ugo Tognazzi che concorreva con il comico. Quindi la notizia si sarebbe risaputa, per cui non si poteva... Ci bisognava parlare. Ma papà si è ricreduto con Sanremo? Sì, ma si è ricreduto anche molto prima perché quel giorno disse: però Vilma, mi raccomando, domani ti faccio cantare, ma poi
chiuso, sì, sì. Non canterai mai chiuso, più. Infatti. Ma perché non ti sei mai sposata? Non mi sono mai sposata perché prima di tutto ho avuto una mamma, papà se n'è andato molto presto, io ho avuto una mamma meravigliosa che mi è stata molto molto vicino e io molto vicino a lei, c'era mio fratello che era ancora in casa e io volevo stare con mia mamma ma soprattutto io volevo cantare. Però scusami, hai una storia che va avanti da 25 anni con un certo Gianni. Ah beh sì, ma questo case dopo però. Case separate. Lui ha di là. Ha capito tutto dalla vita. No, sei tutto, Tiberio, sei tutto. Hai capito tutto dalla vita, case separate. Dicendo, sai, stanze separate, letti separati. No, case separate. E l'amore dura. Torniamo ai tuoi successi. Ti devo incalzare perché abbiamo poco tempo poco e tante tempo, immagini. Che peccato, va bene, dimmi. Allora, hai cantato con Tony Renis, Adriano Celentano, Giorgio Gaber, ma c'è un duetto che resterà nella storia. No! 1959. Ancora quello. È un incubo. Vabbè, dai, vediamo. Vuoi viverlo ancora? Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel volo di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato e avvenire, tutto il mio mondo comincia da te. Dico, non so se mi spiego. 61, sempre a Sanremo, canti una canzone che entra nel mito, ogni tanto ancora oggi si risente, Patatina di Gianni Meche, e da quel giorno sei la patatina della canzone italiana, Miss Patatina. Miss Patatina, sì, vabbè, ma mi piace la cosa. Magari mi piaceva meno prima, anche perché questa canzone non andò in finale, io ero, ti dico, sull'orlo della tragedia, perché dicevo, la mia carriera è finita, pensa un po' tu, era il 61. Senti, noi a questo punto ci dobbiamo alzare in piedi. Sì, che perché? Perché dobbiamo fare un applauso a una persona che non c'è più, sì. Che è Paolo Limiti. Il nostro Paolo, guarda, con grande gioia. Un grande paroliere, un grande, grande personaggio, grande, della televisione. Grazie. Al quale io devo tutto. Esatto, perché Paolo Limiti ha avuto, è lui che ha avuto, chi ha avuto l'idea dei programmi di cucina, lui o Paolo? Lui, infatti, posso sedermi dopo. Sale, pepe e fantasia. Sì. Telemenù si chiamava, Telemenù, ti ricordi? Telemonte Carlo, hai ragione, sì. Con massimo rispetto per Antonella ed Elisa, però la prima è stata Vilma. E per 18 anni, sono stata lì ai fornelli per 18 anni grazie a Paolo. E infatti io gli devo veramente molto molto, è stato una grande occasione, anche se ti devo confessare, lo dico sempre, non è che la cucina fosse la mia passione era la musica, però era un momento drammatico, non mi chiamava più nessuno e lui mi disse, io ho un'idea, nessuno fa un programma di cucina così, però ci vuole una faccetta credibile, che non sia uno chef stellato, che sia una donna come tante casalinghe. E mi affidò, lui allora dirigeva i programmi di Telemonte Carlo, sì. E mi affidò questo programma. Facemmo un numero zero e eravamo coperti di sponsorizzazione per 2 anni che col numero zero. Ci ha visto lungo. Vilma De Angelis ai fornelli. Guarda, mi ti voglio rivedere. Anche dai. Anche i fornelli dai. Vedete adesso. Siete anche oggi a pranzo con Vilma. Buonasera, bentrovati. Faccio stufare tutto per una decina di minuti. Poverino, si è un po' sciupato nell'attesa. Eccolo qui il risotto. Quindi, Benedetta, Antonella, Elisa, vabbè. Senti, ma io poi non... Ma tu a casa cucini veramente oppure... No, io cucino, però fortunatamente il mio compagno non ama le cose complicate, vuole le cose semplici e il mio problema è sempre inventarmi qualcosa che non sia banale, tutti i giorni la stessa minestra, però, così. Non so. Però cucino. Allora, i tonnarelli cacio e pepe, che oggi neanche a farla apposta c'erano in mensa in Rai qui, però erano rigatoni, sì. Cacio e pepe.
cosa prevedono, parmigiano o pecorino? Io penso... Non suggerite! Assolutamente pecorino. Brava, andiamo avanti. Però qui giochi in casa. Non mi la fare... Vera, la vera cotoletta. La cotuletta. Si frigge nell'olio o nel burro? Nel burro, guai. Leggera, eh? Beh, certo. Molto leggera. E ancora, il vero tiramisù. Vai, due su tre, il vero tiramisù. Si fa con gli amaretti o senza amaretti? No, il tiramisù si fa con i savoiardi, che si bevono... Erano facili, Tiberio! Erano facili le domande, meno male. No, invece te ne faccio un'altra. Tempo fa, perché poi qui non ci si capisce mai niente, qualcuno scrisse che non te la passavi bene. Vero o falso? È falso, io vivacchio. Non... No, sai che cosa? C'è stato un malinteso, perché c'era questo problema delle pensioni e di molti miei colleghi che vanno a piangere, che non hanno più un soldo, così. Mi telefonarono e mi dissero, com'è la sua situazione? Ma io prendo una pensione, tu sei stato a Tele Monte Carlo e lo sai. Dovete sapere che Tele Monte Carlo non pagava, non ci pagava i contributi. Abbiamo lavorato, e beh, lo posso dire. È vero, ecco. Non lo so, a me l'ha pagata. Io credo che me li abbia pagati. No, non credo. Adesso andrò a vedere all'Inps. Ma in tutti i modi, guarda, io ho lavorato 16 anni. Magari lavoravi per una società che appaltava a Tele Monte Carlo. Adesso qui ci andiamo a finire in un ginepraio. Comunque te la passi bene? Ma vivacchio, però non sono alla canna del gas e mai lo direi, anzi, io ringrazio Paolo Limiti che mi ha... Quello dato... ringrazio anch'io, Paolo Limiti, ecco. E dai! Grazie Daniele che si è prestato a questa... Grazie! Lo faccio a nome di mia nonna Brunna e di tutte le grazie, nonne. Grazie, grazie. Vilma. Grazie. Ma che bello. Grazie Tiberio, grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti. Si è sparso il panico con Felipe Monte Carlo per i punti. Guarda, secondo me li versava, li versavano. Credi a me, li versavano. Grazie. Grazie. Ciao Vilma, grazie.